Ciao ragazzi, vi porto con me alla Ciudad Universitaria di Buenos Aires. Andiamo! Per prima cosa ho preso il bus perché il tragitto era davvero lungo, 1 ora e 45 a piedi, mentre 40 minuti in bus e come potete vedere andava anche in autostrada. La vista era davvero pazzesca perché si vedeva l'Oceano Atlantico che io non avevo ancora visto. Una volta arrivata sono andata al padiglione numero 3, dove c'è la facoltà di architettura, e lì, come prima cosa che mi aspettava, c'era questa grandissima mensa nell'atrio principale. Ho fatto un giro e ho visto che hanno un sacco di negozi, stile cartoleria e copisteria, dove i ragazzi appunto vanno per comprare gli oggetti, le varie cose e fare fotocopie. Dopo sono andata in biblioteca per cercare appunto i libri che mi interessavano. La biblioteca era stupenda, una bellissima luce e super nuova. Ho preso i 3 libri che mi servivano e mi sono accomodata in uno dei tavoli con una vista mozzafiato. Per prendere in prestito i libri bisogna lasciare un documento e ti danno questo biglietto con cui ti ritorna il tuo passaporto o carta d'identità. Dopo essere stata in biblioteca, sono andata nella caffetteria, dove, nella loro mensa, dove ho pranzato e ho preso dei ravioli davvero buoni e l'acqua. E mi sono sempre messa vicino alla finestra perché questo panorama per me è davvero unico. Come potete vedere, la mensa era abbastanza grande, con un sacco di posti e tantissima scelta, quindi empanada, spanini. La caffetteria si poteva riempire il thermos per il mate, io invece ho preso il caffè. Fatto questo, poi sono uscita e sono andata verso la fermata dei bus per ritornare a casa. Da Buenos Aires quindi è tutto. Iscrivetevi, mi raccomando. Ciao!